Diamo la parola alla dottoressa per l'appello, prego dottoressa. Semproni Mario, Tulli Giuseppina, Ferrante Vincenzo, Camplese Emidio, Di Vincenzo Lorenza, Campitelli Nunzio, Petrucci Gilberto, Baldacchini Antonio, Mergiotti Manfredo, Cardone Lucia, Marrone Tania, Savini Camillo, Falconetti Luca, Duttilo Paola Maria, Fidanza Maurizio, Napoletano Ennio, Severo Giovanni. Il consigliere Camplese ha presentato una nota di giustificazione dell'assenza. Bene, passiamo al punto numero uno, comunicazione del Presidente. Abbiamo una comunicazione pervenuta dall'area finanziaria che ha per oggetto comunicazioni, variazioni al bilancio di previsione adottata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 175,5 bis del TUEL. Il responsabile dell'area finanziaria, richiamato l'articolo 175,5 bis del decreto legislativo 188/2000, numero 267, il quale prevede che la Giunta Comunale possa adottare variazioni al bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, da comunicarsi secondo modalità stabilite dal regolamento di contabilità. Visto l'articolo 26 del vigente regolamento comunale di contabilità, comunica che la Giunta Comunale, con le deliberazioni di seguito indicate, ha effettuato variazioni di bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 175,5 bis del decreto legislativo numero 267 del 2000. 1. Delibera numero 1. Deliberazione numero 59 in data 24/04/2018, esecutiva ad oggetto il bilancio di previsione finanziaria 2017-2019, variazione di cassa, articolo 175,5 bis, lettera D, decreto legislativo numero 267 del 2000. 2. Deliberazione numero 79 in data 31/05/2018, esecutiva ad oggetto il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, variazione di cassa, articolo 175,5 bis, lettera D, decreto legislativo numero 267 del 2000. 3. Deliberazione numero 87 in data 14/06/2018, esecutiva ad oggetto bilancio di previsione finanziario 2017-2019, variazione di cassa, articolo 175,5 bis, lettera D, decreto legislativo numero 267 del 2000. Firmato la responsabile dell'area finanziaria, dottoressa Antonella Cicoria. Bene, passiamo al punto 2. Interrogazione del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, protocollo numero 6637 del 6/6/2018, ad oggetto situazione messa in sicurezza di Palazzo De Cesaris. Quindi diamo la parola al firmatario, che primo firmatario è Luca Falconetti, no, Mauro Maurizio Fidanza, credo, sì, prego, le do la parola, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Interrogazione come d'articolo 41 e 42 del regolamento del Consiglio Comunale, oggetto situazione messa in sicurezza di Palazzo De Cesaris. Con la presente i sottoscritti Maurizio Fidanza, Luca Falconetti e Paola Maria Duttilo, in qualità di consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, presento la seguente interrogazione da inserire all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Premesso che il Palazzo De Cesaris, sito nel centro storico di Penne, tra Via della Valle e Vico del Genio, è da tempo in stato di abbandono ed è interessato a numerosi crolli dovuti alla mancanza di manutenzione e dagli effetti degli eventi sismici che si sono succeduti negli anni passati. A causa del collasso del tetto e dei solai, le strutture perimetrali costituiscono un grave pericolo per le abitazioni circostanti. In data 17/05/2018, gli abitanti dei palazzi limitrofi a quello in oggetto notano ulteriori crolli dello stesso e richiedevano l'intervento dei vigili del fuoco.
I vigili del fuoco intervenuti, data la gravità ed attualità della segnalazione, provvedevano a far chiudere la strada e ordinavano la messa in sicurezza dell'edificio. Diversi residenti di Via della Valle, data la chiusura emergenziale messa in atto dai vigili del fuoco, rimanevano bloccati con le proprie auto non avendo una secondaria via carrabile, con tutti i disagi e le conseguenze che la questione comporta. In data 21/5/2018 il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, con nota protocollo numero 5838, chiedeva agli uffici competenti ed all'amministrazione comunale come intendessero risolvere la situazione in oggetto ed entro quali tempi. Dal giorno del sopralluogo dei vigili del fuoco, la via pubblica prospiciente il palazzo è stata parzialmente transennata e non sono stati effettuati lavori per la messa in sicurezza. I crolli della copertura sono avvenuti anche a confine con le abitazioni circostanti, utilizzate dai rispettivi proprietari, che potrebbero generare pericoli estremamente gravi per gli occupanti delle stesse unità immobiliari. Inoltre, sono probabili infiltrazioni di acque meteorologiche che, con il passare del tempo, possono indebolire le strutture portanti dell'intero edificio. Le sole transenne attualmente presenti non possono garantire l'incolumità delle persone e delle abitazioni confinanti. È permesso il transito ai solo pedoni su Via della Valle, sul lato opposto al palazzo oggetto di crolli, per una larghezza transitabile di circa 50 cm, con evidenti pericoli di cadute di materiale dall'alto. L'interdizione della via pubblica comporta anche il divieto ad eventuali mezzi di emergenza, quali ambulanze, con evidenti problemi che potrebbero conseguire da un mancato o ritardo pronto intervento in caso di urgenza. Rilevato che, dalla relazione dei vigili del fuoco si evince quanto segue. È necessario, a cura di chi di competenza, provvedere immediatamente ad ampliare e migliorare l'impalcato di protezione attualmente presente, in modo da garantire adeguate protezioni dal rischio di caduta di parti pericolanti. Si ritiene altresì necessario intraprendere ogni ulteriore iniziativa che il caso chiede a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Tutto ciò premesso e considerato e rilevato, il Movimento 5 Stelle Penne chiede al Sindaco e alla Giunta Comunale. Uno, quali condotte intende porre in essere l'amministrazione comunale al fine di risolvere definitivamente la questione che non può essere affrontata sempre e solo con carattere emergenziale? Due, quali sono i tempi previsti per la messa in sicurezza di Palazzo De Cesaris? Tre, quali sono i tempi previsti per la riapertura della strada carrabile Via della Valle ai residenti? Quattro, se è già stata fatta una stima della spesa occorrente per effettuare la messa in sicurezza e, in caso affermativa, qual è l'importo? 5. Se è già stata individuata la ditta che dovrà eseguire la messa in sicurezza e, in caso affermativo, qual è e con quali criteri è stata scelta? 6. Se, oltre al Comune di Penne, il Palazzo di Cesaris è di proprietà di altri privati e o enti e o organizzazioni ed, in caso affermativo, chi sono e se sono stati informati dell'accaduto. Certi di un tempestivo riscontro, porgiamo distinti saluti chiedendo che venga fornita risposta scritta in ossequio alle tempistiche previste al vigente regolamento del Consiglio Comunale, l'articolo 41,3, senza alcuna omissione. I consiglieri comunali Fidanza, Duttile e Falconetti. Grazie Presidente. Grazie consigliere Fidanza, e adesso diamo la parola all'assessore Ferrante per la trattazione dell'interrogazione. Prego, ne ha facoltà. Bene, allora faccio io la parte iniziale per far comprendere meglio che cosa è avvenuto e come sta combinata la questione del Palazzo De Cesaris. Per l'esattezza, il Movimento 5 Stelle, così attento, diciamo, prima della interrogazione, aveva posto in essere già un'altra richiesta al Comune di Penne. Per l'esattezza al sindaco, all'assessore dei lavori pubblici, all'ingegner Piero Antonacci e anche al segretario comunale per diciamo, la preoccupazione della questione che si era venuta a creare sul palazzo. Per questa richiesta, che all'incirca era simile a quello che voi diciamo, ponete in essere con la questione della interrogazione, e abbiamo già dato una risposta scritta al Movimento 5 Stelle in data 29 giugno 2018. Abbiamo scritto al gruppo Movimento 5 Stelle, l'ha scritto l'ingegner Piero Antonacci, dirigente dell'ufficio, messa in sicurezza del Palazzo De Cesaris. In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto si comunica quanto segue.
Per risolvere definitivamente la questione sono necessarie notevoli risorse economiche, l'allocazione delle quali nel bilancio comunale non è di competenza di questo ufficio. In data odierna è stata adottata la determina numero 240, con la quale è stata incaricata una ditta per la messa in sicurezza dell'immobile. 3. La riapertura della strada, che potrà avvenire solo dopo i lavori di cui al punto precedente, è prevista entro il prossimo mese di luglio, cioè entro questo mese. Di concerto con l'amministrazione, questo ufficio sta valutando l'opportunità di procedere alla demolizione del fabbricato per creare un'area giardino ludica per i residenti del quartiere San Bambilo. Quindi questa è la nota che vi era già pervenuta a voi sulla precedente, diciamo, sollecito e la risposta che noi avevamo dato. Adesso si passa alla risposta invece dell'interrogazione che avete appena letto, e mi scuso perché nella risposta, nonostante avevamo letto oggi la risposta stessa e avevamo corretto quelle 3 lettere che sono sbagliate, ha stampato e gli ha ristampato ancora quella precedente, pertanto io nel rivedermelo qua ci ho messo un segno con la penna. Allora, in risposta ai consiglieri comunali gruppo Movimento 5 Stelle, oggetto risposta interrogazione situazione messa in sicurezza del Palazzo dei Cedra, Saris protocollo 8086 di oggi, in merito all'interrogazione consigliare sulla questione in oggetto si relazione quanto segue. Premesso che con atto di donazione in data 20 novembre 2008, repertorio numero 239, raccolta 164, il presidente dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano donava il suddetto immobile al Comune di Penne in virtù della delibera del Consiglio Comunale numero 80 in data 30 giugno 2008. Così sappiamo anche come noi abbiamo avuto questo edificio, no? Successivamente, con i mezzi e personale di questo ente, si eseguivano dei lavori di protezione per salvaguardare l'incolumità pubblica. Con determina numero 240 in data 29 giugno 2018 si affidavano i lavori di messa in sicurezza del palazzo a seguito dell'intervento dei vigili del fuoco nella giornata di mercoledì 4 ultimo scorso. I suddetti lavori sono iniziati in modo da ripristinare il passaggio sulla via Largo della Valle, per l'esattezza sono iniziati ieri. Con atto del Consiglio Comunale numero 32 in data 15 luglio 2014 si accoglieva la richiesta da parte della parrocchia Beata Vergine Maria del Monte Carmelo di permutare i locali di proprietà comunale già adibiti a cabina elettrica adiacente con la chiesa del Carmine con la proprietà della suddetta parrocchia sita al piano terra, e primo del Palazzo dei Cesaris. Cioè anche questa è utile in riferimento a quello che voi ci credete, così sappiamo anche qual è la porzione delle proprietà dell'edificio. Cioè se abbiamo una richiesta già dalla passata amministrazione con la quale se noi donassimo quella cabina elettrica che sta vicino alla chiesa della Madonna del Carmine potremmo avere anche l'altro edificio. Un po' non si è fatta questa operazione, un po' ci stavamo guardando intorno per capire anche cosa poterci fare con quell'edificio prima di prenderlo. Palazzo con ingresso da via del Genio, distinti in catasto al foglio 61, particella 314, sub, anche qui c'è un piccolo errore, sub 16 e 17. Tutto ciò premesso, questa amministrazione, con l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza, garantirà la riapertura della strada in tempi brevissimi, noi stimiamo al massimo entro il mese, di questo mese. Per tale intervento è stata impegnata una somma complessiva di euro 5.500 euro. L'intervento, data l'urgenza, è stata affidata alla ditta Bifari Luciano di Penne ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della lettera A del decreto legislativo numero 50. Assessore, 2016, se si può avvicinare di più il microfono, grazie. Numero 50 del 2016. Sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, l'assessore Vincenzo Ferrante. Grazie. Grazie. Assessore, c'è anche la disponibilità della risposta scritta, vero? Sì, ce l'avete già. Benissimo. Allora, adesso diamo la parola
al firmatario, il primo firmatario. Prego, consigliere Finanza, ne ha facoltà. Grazie Presidente, intanto voglio salutare gli ospiti, prima non l'ho fatto, mi dovete scusare. Voglio sottolineare che, come spesso accade, alcuni giorni prima della discussione di una nostra interrogazione, puntualmente arrivano gli annunci su Facebook da parte dell'amministrazione, come anche in come questo caso è uscito un post dove possiamo leggere che sono stati affidati lavori per la messa in sicurezza del Palazzo De Cesaris. Anche se questa volta vi siete spinti un pochino oltre, ovvero i lavori, come mi diceva l'ingegner Ferrante, sono iniziati ieri, a me risultano questa mattina, ma è un mio errore, addirittura il giorno prima di un consiglio comunale. Io su questa cosa vi voglio ringraziare, perché ciò significa che il nostro operato di controllo sta funzionando e che magari vi stiamo spronando un pochettino nel fare le cose. Detto questo, a me viene un po' da sorridere, perché sono passati esattamente 48 giorni dall'intervento dei Vigili del Fuoco, dove nel loro verbale, e poi ci arriviamo, leggiamo estrema urgenza. Sono passati 48 giorni per vedere un cestello e degli operai iniziare a togliere delle tegole. Vi abbiamo anche protocollato, come ricordava l'ingegner Ferrante, una lettera il 21/5/2018. Lei mi dice che abbiamo ricevuto la risposta il 29/6, oltre un mese. Questa lettera noi non l'abbiamo scritta perché il giorno non sapevamo cosa fare e abbiamo detto buttiamo giù due righe, sentiamo cosa fa di bello il sindaco o l'amministrazione comunale. Noi questa lettera l'abbiamo scritta perché da 48 giorni i cittadini, i residenti del quartiere del Palazzo De Cesaris stanno vivendo una situazione di estrema paura, visto che, come possiamo leggere dal verbale, e leggo testualmente, i Vigili del Fuoco, tutti noi sappiamo che sono intervenuti il 18/5/2018 dopo la segnalazione di alcuni cittadini. Nel verbale leggiamo: l'analisi ha evidenziato uno stato di grave degrado generalizzato alle coperture, con ampie superfici crollate all'interno del fabbricato stesso e con la presenza di porzioni di tette con tegole posizionate in modo precario e non sicuro. Si è verificato inoltre che, anche alla luce del ritrovamento di parti di tegole, l'impalcato esistente in tubi innocenti e paratie per la protezione di tali rischi non garantisce adeguate condizioni di sicurezza su tutta la larghezza delle strade sottostanti. Al momento, nelle condizioni di fatto riscontrate, non potendo escludere un aggravamento delle condizioni statiche della copertura, che non esiste più, si ritiene di diffidare chi di dovere ad effettuare con estrema urgenza, ed è sottolineato, un'accurata verifica statica della copertura e la messa in atto di opere di consolidamento statico da parte di personale tecnico abilitato e qualificato. Si ritiene inoltre necessario provvedere immediatamente, anche qui lo troviamo sottolineato, ad ampliare e migliorare l'impalcato di protezione attualmente presente. A me risulta che per 48 giorni queste cose non siano state fatte. A tal proposito, e ripeto, è una situazione a parer mio assai grave, e qui ho delle foto del palazzo e chiedo che vengano messe agli atti, dove possiamo benissimo vedere, per modo di dire, il tetto che è crollato. Qua parliamo di un palazzo storico alto credo almeno 20 metri e che nel crollare si è portato dietro con sé anche tutti i rispettivi solai. Mi ci viene da ridere perché si può vedere che all'interno è nato anche un albero, questo ci fa capire da quanto tempo questo palazzo è in queste condizioni. Qui dobbiamo ringraziare anche la passata amministrazione, dobbiamo dire grazie a loro anche. Quindi di questo palazzo restano solo ed esclusivamente le mura perimetrali. Benissimo, io vi lascio immaginare, ripeto, vi ringrazio che sono iniziati i lavori, ma vi lascio immaginare cosa sarebbe potuto accadere in caso di collasso di una delle pareti perimetrali alle case circostanti, o addirittura nel caso in cui lì sotto, in quel momento, si trovavano delle persone. Scusi, consigliere Finanza, può specificare... Sì. Se lei è soddisfatto della risposta. Sto spiegando il perché non sono soddisfatto delle risposte, Presidente.
Non sono soddisfatto appunto perché sono passati 48 giorni per vedere un cestello all'opera. In questi 48 giorni la strada di Via della Valle è stata chiusa, è permesso il transito solo alle persone. Io vi lascio immaginare cosa può succedere nel caso in cui un residente di Via della Valle abbia bisogno dell'intervento di un'ambulanza. Noi già viviamo una situazione precaria per quanto riguarda l'ospedale, lo sappiamo, quindi dovremmo cercare di ottimizzare al meglio le poche risorse che abbiamo, i pochi servizi, e così li stiamo facendo in maniera sbagliata. Ecco perché non sono soddisfatto delle risposte, più che delle risposte, le tempistiche. Io vi invito, e concludo, a non affrontare sempre e solo i problemi a carattere emergenziale e di magari di vedere anche se c'è bisogno, se ci sono altri palazzi che necessitano di messa in sicurezza. Io vi dico che la natura ha sempre fatto il proprio corso, terremoto, alluvioni, grandi nevicate e quant'altro, ma la natura da sola non ammazza. Ciò che ammazza è l'uomo con l'incuria e con la scarsa manutenzione. Ecco perché, Presidente, non sono soddisfatto. Grazie. Grazie, consigliere Fidanza. Passiamo al punto numero 3. Mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, protocollo numero 6638 del 6/06/2018, ad oggetto mozione a favore della piattaforma programmatica. Sì, grazie. Programmatica insegnanti abruzzesi. Bene, il firmatario di questa mozione, il primo firmatario, sì, la tutti, lo prego, sì, prego. Allora, grazie. Ne ha facoltà, prego. Allora, questa mozione viene portata da noi, ma è stata scritta dall'Associazione Nastrini Liberi, che ha l'obiettivo far sì che tutti gli insegnanti esiliati dalla buona scuola di Renzi possano tornare nelle loro regioni. E il problema è che il personale viene formato e poi abbandona il territorio a causa di questo algoritmo che ha creato la buona scuola. L'obiettivo, sappiamo che la materia è concorrente, quindi il comune non può fare granché, però sensibilizzare l'opinione pubblica e sollecitare il neo ministro dell'istruzione. Proseguo con la lettura. Con la presente, i sottoscritti Duttilo, Falconetti, Fidanza, in qualità di consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, presentano la seguente mozione da inserire all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Premesso che la legge 107 del 2015, la cosiddetta buona scuola, ha previsto un piano di assunzioni che in taluni casi ha pregiudicato la continuità didattica di alcune strutture scolastiche. La continuità didattica è importante precondizione ai fini di un'offerta scolastica di qualità. L'apprendimento degli studenti è fortemente legato al rapporto di continuità e stabilità che si instaura negli anni tra alunni e docenti. Con l'entrata in vigore della legge 107 del 2015, molti docenti del meridione sono stati assegnati nelle scuole del nord Italia, a chilometri di distanza dalla loro residenza. La mobilità straordinaria che avrebbe dovuto riportare nelle sedi di residenza richieste i docenti immobilizzati ante legge 107/2015 è stata viziata dal malfunzionamento dell'algoritmo ministeriale rilevato dal pool di esperti informatici dell'Università di Tor Vergata e della Sapienza, che lo hanno analizzato su richiesta della Gilda degli insegnanti e dell'avvocato Bonetti, che ha curato il ricorso del sindacato al TAR del Lazio per ottenere l'accesso agli atti negato dal MIUR e di cui errori sono stati dimostrati alle numerose sentenze vinte dai docenti. Considerato che le modalità con cui si sono svolte le procedure di individuazione delle sedi di titolarità degli insegnanti abruzzesi, i quali nel numero di 634 sono assegnati a istituzioni scolastiche lontano dall'Abruzzo causando disagi alle famiglie. Questo esodo di docenti ha ingenti ripercussioni sulle loro famiglie e sulle comunità coinvolte, che si vedranno private di una preziosissima risorsa umana ed economica. Tutto ciò premesso e considerato, il Movimento 5 Stelle Penne propone
e impegna il sindaco e la giunta di contribuire alla promozione di azioni di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, divulgare unitamente alla seguente mozione una scheda di manifestazione di interesse che può essere sottoscritta dal sindaco, da un suo delegato, da altri amministratori di enti locali interessati a sostenere le rivendicazioni di cui al presente atto, di sollecitare il MIUR a porre in essere tutte le soluzioni possibili per l'attuazione di un organico e urgente piano di rientro degli insegnanti delocalizzati e titolari di cattedre al nord, anche attraverso la formazione di un tavolo tecnico con la rappresentanza dei docenti, di dare mandato al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Comunale di farsi promotori della volontà espressa dal Consiglio, inoltrando questo atto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei Deputati, ai Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Si allega alla presente mozione il documento dal titolo Piattaforma programmatica insegnanti abruzzesi, scritto e approvato il 18 marzo 2018 dall'Associazione Nastrini Liberi Uniti. Tale documento è parte integrante e sostanziale della seguente mozione. I consiglieri Duttilo, Firanza e Falconetti. Grazie. Grazie consigliera Duttilo. Bene, adesso un consigliere per la discussione, un consigliere e un assessore possono partecipare. Per ogni gruppo, certo. E si è prenotato l'assessore Campitelli. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Sulla legittimità o anche sull'obiettivo che questa mozione pone sul tavolo oggi, trova sicuramente il consenso di tutta l'amministrazione comunale. Ciò che tuttavia non si comprende è un po' il modus operandi, visto tra l'altro è stato già anticipato dalla collega Duttilo, in quanto il Comune non è parte diretta interessata interlocutore, per cui il fatto di presentare una mozione ovviamente ci troverà d'accordo e questo vale anche come già dichiarazione di voto. Tuttavia penso che magari era opportuno, visto che l'attuale ministro della pubblica istruzione è anche un rappresentante del vostro schieramento politico, probabilmente poteva essere direttamente interessato con una richiesta diretta. Probabilmente poteva avere una soluzione più immediata. Comunque, ciò detto, il sindaco, il presidente del consiglio, quindi tutta l'amministrazione comunale è assolutamente favorevole, quindi sottoscriverà il documento e provvederà ad inoltrarle agli indirizzi che avete prospettato. Bene, grazie assessore. Se ci sono prenotazioni per la discussione, altrimenti passiamo alla dichiarazione di voto. Prego capogruppo Falconetti, ne ha facoltà. Grazie Presidente, noi ovviamente come proponenti di questa mozione voteremo a favore. No, volevo soltanto ricordare o ribadire rispetto a quanto giustamente affermato dall'assessore Campitelli solo una piccola postilla, che il ministro dell'istruzione non è in capo al Movimento 5 Stelle ma è in capo alla Lega, di cui nella vostra maggioranza ci sono anche diversi esponenti. Inoltre, inviare un documento, una richiesta a nome di un ente come il Comune di Penne, spero che si voterà all'unanimità, ha comunque un peso che, per quanto sia relativo, è comunque superiore rispetto alla richiesta di un singolo consigliere comunale di parte. Quindi diciamo che sappiamo che è un atto simbolico e sappiamo anche, e lei sa meglio di me come assessore all'istruzione, che già il governo attuale sta mettendo mano alla buona scuola. Quindi il primo atto è stato quello di eliminare quella decisione vergognosa che è stata fatta dal precedente governo, che era quello della chiamata diretta,
che quindi ha di fatto tagliato le gambe a tantissimi insegnanti in terza fascia che magari non erano del luogo o non avevano contatti diretti con la scuola, che quindi ovviamente non venivano scelti. Già questo è stato eliminato. Sicuramente nei prossimi mesi ci saranno altri correttivi, tra cui anche questo della mobilità geografica, perché come ricordava la consigliera Duttilo e appunto come è stato detto anche dall'associazione Nastrini Liberi, c'è stato, a causa dell'algoritmo che è stato impostato alla buona scuola, uno spargimento di insegnanti che da nord sono andati a sud, da sud a nord, e hanno creato ovviamente notevoli problemi. Quindi diciamo che questo atto, di cui noi ci siamo fatti promotori, o meglio, noi ci siamo fatti portavoce di tanti insegnanti anche dell'area vestina facenti parte di questa associazione, che ci hanno chiesto di portarlo in consiglio comunale. Ecco, quindi volevo anche ribadire questo, se magari non era chiaro a tutti presenti, a tutti gli ascoltatori, che noi ci siamo fatti, ripeto, portavoce di un'azione di Nastrini Liberi che è stata fatta in tutte le parti d'Italia, quindi è già stato approvato anche in altri comuni, e quindi il senso è proprio quello di voler sensibilizzare il Ministro dell'Istruzione o chi di dovere ad apportare dei correttivi. Ecco, soltanto per precisare questi punti, vi ringrazio. Grazie capogruppo Falcoletti. Se ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Possiamo passare al voto. Voti favorevoli? Astenuti? Bene, la delibera è stata approvata a unanimità e quindi passiamo al punto successivo. Riconoscimento, legittimità, debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1, lettera A del decreto legislativo numero 267 del 2000, Tribunale di Pescara, sentenza numero 323-2015, causa numero 100022/11. Illustra la delibera l'assessore Petrucci, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, saluto i colleghi consiglieri, passo ad illustrare il punto all'ordine del giorno. Premesso che con atto di citazione in riassunzione notificato il 3 febbraio 2011 a seguito di sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila del 28/10/2010 numero 817, che riformava la sentenza emessa al Tribunale di Pescara numero 7 del 14 gennaio 2004, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario negata dal primo giudice a favore del giudice amministrativo, rinviando le parti dinanzi al Tribunale di Pescara. Il signor Petrucci Antonio conveniva in giudizio il Comune di Penne, chiedendo l'immediata retrocessione del terreno censito al catasto del Comune di Penne, foglio 77, particella 135, oggi 432 e 433, nonché particelle 260, oggi 463 e 437, e 261, oggi 438 e 439, illegittimamente in parte occupato in via temporanea per un'estensione di metri quadri 8.452 per la realizzazione di un complesso sportivo senza proseguo della procedura espropriativa. Parliamo appunto di una sentenza e di un esproprio datato. In via subordinata, nel caso di irreversibilità della trasformazione del terreno con condanna dell'ente locale al pagamento dell'indennità da responsabilità aquiliana nella misura di legge da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo CTU, ovvero nella misura di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con vittoria delle spese di lite. Dato atto che il Comune di Penne, nel costituirsi in giudizio, ribadiva l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e la carenza dei presupposti della domanda, deducendo altresì l'inammissibilità delle domande nuove introdotte in sede di riassunzione, contestando la richiesta di CTU sulla determinazione delle indennità, in quanto a carattere meramente esplorativo, non avendo la parte assolta all'onere probatorio sulla stessa aggravante, con vittoria delle spese di lite. Vista la sentenza numero 323 del 2015, pubblicata in data
2 marzo 2015 emessa al Tribunale di Pescara nella causa Petrucci Antonio contro Comune di Penne, con cui il Comune di Penne è stato condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attore, comprensivi di interesse e rivalutazione al 31/12/2012, corrispondente al valore venale del bene appropriato con riguardo al primo lotto per 31.962,44 euro, con riguardo al secondo lotto per 32.382,63 euro, per l'occupazione temporanea di quella parte del terreno in retrocessione per metri quadri 691,64 per euro 765,95 euro. Dal 1 gennaio 2013 al deposito della sentenza, rivalutazione secondo indici Istat su base annuale e relativi interessi. Dalla sentenza solamente gli interessi legali. Precisato che il Comune di Penne è stato altresì condannato al rimborso in favore dell'attore delle spese di giudizio, liquidate in complessivi 7.230,12 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% IVA e CAP. Vista la nota protocollo numero 7.289 del 20 giugno 2018, con cui il Comune di Penne, al fine di dare esecuzione alla sentenza numero 323 del 2015 del Tribunale di Pescara, proponeva agli eredi del signor Antonio Petrucci, a saldo e stralcio delle somme liquidate con la citata sentenza, incluse le spese di giudizio poste a carico dell'ente, la corresponsione del complessivo importo di 74.000 euro da liquidarsi in un'unica soluzione l'annualità 2018 entro il 15 settembre 2018. Vista la nota il 26 giugno 2018 acquisita al protocollo dell'ente in data 26 giugno 2018 al numero 7511, con cui i signori Petrucci Vincenzo, Petrucci Antonella, Petrucci Francesco e Petrucci Alessandra, in qualità di eredi del decuis Petrucci Antonio, comunicavano di accettare la proposta formulata dal Comune di Penne. Dato atto che l'accettazione della suddetta proposta, il Comune di Penne beneficia della rinuncia agli interessi da parte degli eredi del signor Petrucci Antonio, visto l'articolo 194,1 del decreto legislativo 267, secondo cui gli eredi locali, gli enti locali, chiedo scusa, con deliberazione consigliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivati da sentenze esecutive, copertura di disavanzi di consorzi, eccetera, delibera di riconoscere ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di euro 74.000 di cui alla sentenza numero 323/2015 emessa dal Tribunale di Pescara, pubblicata in data 2 marzo 2015 nella causa Petrucci Antonio, Comune di Penne. Di dare atto che la somma di 74.000 euro trova capienza nel bilancio ordinario, di dare atto che il debito fuori bilancio è finanziato con mezzi propri del bilancio di previsione, quindi deliberiamo di riconoscere la legittimità di questo debito fuori bilancio. Chiaramente aggiungo che l'amministrazione comunale dal 5 giugno 2016, oltre ad aver rimodulato l'intera parte debitoria ereditata dal passato e gravante ovviamente in virtù della continuità amministrativa sull'attuale amministrazione, sta effettuando una serie di interventi per ridurre il debito, chiaramente frutto in particolar modo di sentenze di condanna, e vorrei sottolineare che ovviamente questi debiti vengono finanziati con il bilancio ordinario, questo a beneficio del fatto che comunque l'azione intrapresa è mirata, ovviamente sta producendo buoni frutti, appunto, come dicevo, è mirata alla riduzione del debito. Grazie. Grazie Assessore. Possiamo aprire la discussione? Sì, il Capogruppo Falconetti, prego, ne facoltà. Grazie Presidente, no, soltanto ovviamente questo è un atto dovuto, quindi diciamo che non c'è molto da discutere più che altro, perché appunto come ricordava l'assessore è una sentenza, una delle tante
sentenze, una delle tante cause in cui si trova invischiato il comune di Penne per, soprattutto, mi correggerà se sbaglio, questioni inerenti ai terreni. La maggior parte delle cause in cui il comune di Penne è parte riguardano appunto terreni che o sono stati espropriati o comunque qualcosa di simile, e quindi a tanti anni di distanza poi si chiude la causa con una sentenza, e quindi anche se magari il valore all'epoca 20 anni fa non era così alto, poi con tutti gli interessi che sono maturati nel corso degli anni l'ente e quindi tutti noi ci troviamo a pagare delle cifre importanti. Sia dalla lettura della proposta che da quanto detto dall'assessore Petrucci, quindi si parla di un accordo che è stato trovato con gli eredi, che quindi hanno anche rinunciato, diciamo, una parte degli interessi. Più o meno si può stimare quanto, diciamo, l'ente ha risparmiato, più o meno, giusto per avere un'idea, ecco, soltanto questo, grazie. Grazie, grazie capogruppo. Sì, le dichiarazioni di voto, se non ci sono discussioni. Non ci sono dichiarazioni di voto, possiamo passare al voto. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Passiamo all'immediata esecutività. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? La delibera viene approvata con 12 favorevoli. Bene, passiamo al punto 5, variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 93 in data 21.06.2018 adottata ai sensi dell'articolo 175, comma 4 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Illustra la delibera l'assessore Petrucci, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, e con questa deliberazione andiamo a ratificare ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del decreto legislativo numero 267 la deliberazione di giunta comunale numero 93 votata in data 21 giugno 2018 avente ad oggetto seconda variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Si tratta della cifra di circa 35.000 euro che sarà utilizzata per effettuare lavori straordinari nell'area di Contrada Collalto, dove a causa di una frana particolarmente profonda e articolata non consente ad un agglomerato di case di accedere alla viabilità ordinaria. Quindi con questo intervento, magari sarà più preciso l'assessore Vincenzo Ferrante per quanto riguarda gli aspetti tecnici, abbiamo individuato, ecco, questo è un altro lavoro che ha fatto l'amministrazione comunale, quello di individuare i residui nei precedenti mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, anche di mutui datati. E questi residui saranno portati in devoluzione e quindi utilizzati per l'attività ordinaria. Grazie. Grazie assessore. Apriamo la discussione. Se non ci sono interventi, il capogruppo, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. No, soltanto una per sapere appunto se l'assessore vice sindaco Ferrante magari voleva giusto dirci due parole per quanto riguarda l'intervento, ecco, più che altro su che cosa in cosa consisteva, ecco, tutto qui, se può darci qualche informazione in più, grazie. Assessore, prego, se vuole intervenire. Sì, dunque, per quanto riguarda quel tratto di strada, la solita logica andrebbe capito bene come sono messe le questioni delle strade di Collalto. Sempre il microfono più vicino. Scusate. Sì, allora le strade di Collalto siamo messi in questi termini, cioè il lato destro, che è quello galle, sta in appalto in questi giorni con le 400.000 euro che abbiamo avuto dai fondi del dissesto idrogeologico. Poi per quanto riguarda la parte centrale è stata fatta quella principale, che è anche quello dove passano tutti, diciamo, la maggior parte, cioè quelle della diga, quelle del giro. Abbiamo sfruttato quell'opportunità, diciamo, più o meno si sono salvati. Poi c'è la parte destra, cioè quello Tavo,
che è composto di due versante DAO, composto da due parti, la parte quella più grave, diciamo, quella che ha danni ingenti per quanto riguarda il dissesto peso di 61 milioni di euro con la regione, per la quale il consorzio tenta di bloccare, potrebbe scivolare dentro la diga, e quindi diciamo che gravita una massa di terra che potrebbe creare un danno irreparabile anche alla parte a valle della diga. Però su quel pezzo dove sono gli abitati c'è una parte che risalgono alle zone delle famiglie Antonacci sopra, che con le piogge si è rovinata moltissimo, e attraverso una devoluzione della Cassa delle Poste e Feste abbiamo trovato un importo che con circa 35.500 euro riusciamo, pur se i cittadini fanno il giro ripassando dall'altra parte anziché scendere bello perfetto più corto, ma almeno gli diamo la possibilità di transitare contro il fatto che ci sono tante di quelle buche che non finiscono mai. Questo è il lavoro che andiamo a chiudere con questo. La stessa strada e la sistemiamo, la asfaltiamo, è già asfaltata per tutte le buche, proprio impossibile da praticare. Ok? Grazie assessore. Se non ci... perché adesso è pronto, quello va di giunta, quando risaliamo dal consiglio lo deliberiamo questo pomeriggio. La delibera di, la facciamo in giunta oggi pomeriggio dopo. Assessore, si riferiva alla delibera? Ah, ok, va bene. E passiamo adesso, se non ci sono altri interventi, possiamo passare al voto o dichiarazione di voto. Passiamo al voto. Voti favorevoli per questa delibera? Unanimità. Unanimità, immediatamente esecutiva. Voti favorevoli? Unanimità. Bene, passiamo al punto 6. Approvazione piano antenne comunale. Illustra la delibera l'assessore Campitelli. Prego, assessore, nella facoltà. Grazie Presidente. Con questa delibera finalmente la nostra città può dotarsi di uno strumento che impone, anzi prima di imporre, che proietta la nostra città verso il futuro e le tecnologie di cui usufruiamo tutti i giorni. È una pietra miliare in questo senso, in quanto il piano, al pari del piano urbanistico, impone una serie di vincoli, di prescrizioni, e questo a tutela di beni che sono la salute, l'ambiente, il patrimonio storico, artistico e architettonico della nostra città. Quindi, premesso che le antenne e gli apparati di trasmissione hanno un notevole impatto sull'ambiente circostante e sul paesaggio e possono creare vincoli alla nuova edificazione, è necessario tutelare la salute pubblica, la compatibilità ambientale e le esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio. La normativa vigente ha classificato gli impianti per le telecomunicazioni come un servizio ai cittadini.
La normativa vigente, dicevo, ha classificato gli impianti per le telecomunicazioni come un servizio ai cittadini, al punto che esse sono fatte rientrare tra le opere di urbanizzazione primaria, ed è contestuale pensare alla larghissima diffusione che la telefonia mobile ha avuto in questi ultimi anni tra la popolazione. La localizzazione quindi degli impianti per la telefonia mobile e delle intervenute tecnologie assimilabili da collocare nel territorio comunale è un problema che riveste in questi ultimi anni un particolare interesse, anche in ragione della crescente preoccupazione della collettività e del nascere dei comitati spontanei che si oppongono al proliferare di antenne, in quanto temono per le onde elettromagnetiche da esse emanate possono creare effetti indesiderati sulla salute umana. Secondo la legge regionale 45 del 2004, norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, e la legge regionale 3 marzo 2005 numero 11, modifiche, legge regionale numero 45 del 13 dicembre 2004, entro il 30 settembre di ogni anno le compagnie concessionarie hanno la facoltà di depositare presso gli uffici comunali un programma di sviluppo delle proprie reti da sottoporre al vaglio dell'amministrazione. Sempre secondo le stesse norme regionali, i comuni possono elaborare un proprio aggiornamento al piano comunale degli impianti a partire dalle esigenze manifestate dalle compagnie richiedenti e supportare le scelte attraverso adeguate istruttorie tecniche. Richiamate le delibere del Consiglio Comunale numero 31 del 2005, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti radioelettrici per le telecomunicazioni, richiamate la determina di incarico 787 del 2014, con la quale si è affidato alla ditta Polab SRL l'incarico per l'aggiornamento del programma comunale degli impianti sulla base dei programmi di sviluppo depositati dalle compagnie richiedenti alla data del 16 maggio 2017, vista la relazione tecnica del nuovo regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telecomunicazione redatta sulla base dell'integrazione al programma degli impianti del Comune di Penne da Polab SRL, da cui scaturisce il regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telecomunicazioni e la mappa delle localizzazioni presenti in atti al presente provvedimento, che tiene conto delle richieste di implementazione di alcuni siti presenti nel precedente progetto presentata dai gestori di telefonia mobile, prese atto che le analisi contenute dall'istruttoria tecnica a supporto per tutte le nuove richieste contenute nell'aggiornamento rientrano sia nei limiti di legge di esposizione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che negli obiettivi dell'ente, visto il decreto legislativo 259 e successive modificazioni e integrazioni e la successiva normativa in materia, il Consiglio propone di deliberare l'approvazione del programma per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili nel Comune di Penne, redatto da Polab SRL, consistente in regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telecomunicazioni, mappa delle localizzazioni allegate, in atti al presente provvedimento. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa. Presidente, con il suo consenso e con il consenso dei colleghi mi limiterei a leggere solo uno stralcio del regolamento e non lo stesso per intero. Se i colleghi sono... Sì, se ce l'avete, quindi possiamo consentire che l'assessore possa un po' sintetizzare... Perfetto. Sì, prego. Vado ai punti più salienti. Articolo 1,2 del regolamento. Il regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti di cui al comma successivo, il rilascio di concessioni e autorizzazioni
per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni. La disciplina dettata dal presente regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori, nonché gli impianti di ponti radio e assimilabili installati nel territorio comunale. Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili. Per aree sensibili si intendono le seguenti aree: asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado, casa di cura, casa di riposo per anziani, centri di accoglienza, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate. Il presente regolamento si applica inoltre a tutti gli impianti di cui al comma 3, anche se realizzati da altri enti pubblici, ivi comprese le forze armate e le forze di polizia, se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Gli obiettivi. Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'articolo 1, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi: a avviare tutte quelle misure idonee a garantire la massima tutela per la popolazione in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, anche perseguendo valori di emissioni cumulativi, cautelativi, pur nel rispetto della normativa vigente e senza invadere le competenze radioprotezionistiche riservate allo Stato, tutelare la salute umana, ambientale e il paesaggio, beni primari, assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e nel contempo degli opposti interessi pubblici e privati. Disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in genere la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 1. Stabilire criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento, garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche dell'impianto ed il conseguimento nell'esercizio degli stessi del principio di minimizzazione. Garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti. Fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'amministrazione comunale e con gli esperti attraverso seminari, convegni, eccetera. L'amministrazione comunale, individuati idonei strumenti, attiva ogni azione di monitoraggio e controllo del territorio. Salto all'articolo 19. Relativo ai controlli e monitoraggio. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controllo. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta di autorizzazione. L'amministrazione comunale attiva le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo anche attraverso programmi di monitoraggio in continua. L'importo commisurato alla consistenza quantitativa degli impianti viene determinato annualmente. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicati anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni. Accertato tramite il sistema di rilevamento di cui sopra il livello di emissione superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'ARTA verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera, al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione. Nella cartina che è stata esposta qui davanti, ovviamente sono riportati i punti
individuate in questo piano, in cui ci sono già le installazioni delle antenne e gli ulteriori aree per la relativa implementazione. Grazie Presidente. Grazie Assessore. Se ci sono interventi in merito a questa delibera, si prenota il Capogruppo Falconetti, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, grazie anche all'Assessore Campitelli che ha illustrato questa delibera e diciamo ci ha detto anche i punti salienti del piano. Io e il consigliere Fidanza, insieme a una rappresentanza anche della maggioranza, ieri abbiamo partecipato all'incontro che devo dire è stato veramente molto interessante da parte del tecnico della Polab, che ci ha spiegato, oltre a come verranno posizionate le antenne e come sono state posizionate le antenne, anche i rischi che gravano sulla salute umana per quanto riguarda l'esposizione prolungata ad elevate intensità di onde elettromagnetiche. E infatti colgo l'occasione per rivolgermi soprattutto all'assessore Di Vincenzo, perché so che è molto sensibile anche a queste materie, per favorire, e io posso, se volete, anche partecipare con voi ad un'opera di sensibilizzazione per tutta la cittadinanza sui rischi dell'esposizione elettromagnetica. Ieri infatti, lo dico anche a chi non c'era né ieri pomeriggio né magari ieri sera per quanto riguarda i cittadini, infatti l'unica pecca a mio avviso è che è stato dato poco preavviso e quindi magari molti cittadini non erano a conoscenza di questo incontro, che ribadisco è stato estremamente interessante. E quindi volevo chiedere appunto all'assessore, che so che è sensibile a queste tematiche, di organizzare una campagna di sensibilizzazione magari nelle scuole, oppure di fare giornate tematiche proprio sul rischio dello stare a contatto molte ore con dispositivi e apparecchiature elettroniche. Appunto ieri ci è stato detto del rischio dell'esposizione a cellulari o computer in una distanza, in un raggio di meno di 30 centimetri, oppure per esempio per quanto riguarda le postazioni wifi. Quindi magari il cittadino o comunque l'utente è molto più attirato dal pericolo che può scaturire da un'antenna, perché uno vede un traliccio di 30 metri e quindi magari si sente in ansia o comunque si sente spaventato da questa struttura, e poi non si rende conto in realtà del rischio che c'è dell'avere un computer appoggiato sulle gambe oppure un cellulare in tasca. C'è anche il dottor Semproni appunto che mi fa segno di sì, vicino al cuore, oppure nella tasca interna dei pantaloni, che appunto sono cose molto molto gravi. Quindi volevo cogliere l'occasione appunto per invitare a quest'opera, e noi siamo disponibili anche a collaborare qualora si organizzassero degli eventi di questa natura. Per quanto riguarda il piano, noi siamo sicuramente favorevoli ad avere un piano, quindi al fatto che da oggi in poi le compagnie telefoniche e anche quelle assimilabili, come ci è stato spiegato ieri, cioè tutti gli altri operatori che magari saranno dei provider internet, non faccio nomi ovviamente, però ci è stato detto che di qui ai prossimi anni ci saranno tanti operatori nuovi che utilizzeranno la rete 4G e in futuro 5G per trasmettere appunto sui loro canali, appunto per gli utenti, per poter utilizzare i servizi appunto 4G e 5G. Quindi è importante che da oggi ci sia un regolamentazione che eviti che ci sia quell'installazione selvaggia di antenne, soprattutto di elevata potenza, come è capitato in altri posti o comunque anche appena, seppur parzialmente, negli anni passati. Gli unici motivi che dopo aver ragionato insieme con il mio gruppo ci spingono, e quindi vale anche come dichiarazione di voto, ad astenerci e non votare a favore, sono soltanto due punti. Il primo, che abbiamo anche illustrato ieri anche sia ai rappresentanti della maggioranza che al tecnico della Polab, è dell'installazione di antenne
nei parcheggi del terminal bus, quindi sulla Torre Faro. Abbiamo anche ieri espresso quali sono i nostri dubbi, la vicinanza comunque di tante scuole nel circondario, comunque in un'area piuttosto vicina, e anche per la densità abitativa che c'è in quell'area. Ci è stato spiegato che comunque quell'antenna servirà per scaricare quella di Porta Termo, eccetera, però anche ripeto, il rischio percepito che può esserci per la popolazione, il fatto di posizionare una o più antenne a ridosso di una scuola o anche di quello che in futuro può essere il campus di Via Caselli, secondo noi può essere, ripeto, deve essere ben spiegato alla popolazione. Ecco, questo è il nostro dubbio, perché nel centro città appunto avere un'installazione di questo tipo potrebbe anche far sorgere dei dubbi o delle preoccupazioni più o meno legittime nei confronti della popolazione, quindi anche questa è un'opera che bisognerà fare a nostro avviso. Il secondo punto di criticità, per così dire, per quanto riguarda il regolamento è quello che è stato anche ricordato dall'assessore Campitelli, cioè dell'articolo 19, controlli e monitoraggio, in cui il Comune di Penne si assume l'onere di controllare e monitorare l'intensità di questi flussi, di queste onde elettromagnetiche, anche, non voglio andare a memoria ma voglio leggere appunto la parte in maniera precisa, necessario lo svolgimento di operazioni di controllo anche attraverso programmi di monitoraggio in continua. Quindi il nostro dubbio appunto è per quanto riguarda le risorse. Immagino che non sia così economico il fatto di poter monitorare tutta la città o comunque le zone più sensibili per quanto riguarda l'emissione o l'irradiazione di onde elettromagnetiche. Ecco, questi diciamo sono un po' i punti critici a nostro avviso, ripeto. Nonostante siamo, siamo felici che al termine di questo percorso si sia giunti alla stesura di un regolamento, e che appunto questo regolamento è stato anche spiegato, ripeto, seppur con una partecipazione non così elevata, sia ai consiglieri comunali che alla cittadinanza. Grazie. Grazie capogruppo. Si prenota l'assessore, prego Campitelli. Grazie Presidente. Sul poco preavviso per questi incontri fatti con il tecnico a favore dei consiglieri comunali o della cittadinanza, purtroppo non è stata una questione che dipesa da noi ma dalla disponibilità appunto del tecnico, che ci tenevo a farvi rappresentare tutte le informazioni che nel corso di questi due anni continuamente mi ha fornito e che ho vissuto sulla mia pelle, quanto fossero interessanti per capire effettivamente il funzionamento e degli apparati telefonici o di navigazione che utilizziamo nelle nostre abitazioni o nei nostri uffici, e anche degli apparati che vengono installati sulla nostra città. Alla luce di questa cosa avevamo stabilito anche già un programma di sensibilizzazione da fare con gli studenti di tutte le nostre scuole e con le loro famiglie. Tuttavia purtroppo nel corso di questi due anni, per una serie di eventi che nel corso della commissione dell'incontro un po' vi ho già anticipato, siamo stati costretti a chiedere integrazioni o modifiche al piano, e per la mole di lavoro che la Polab SRL ha continuamente dovuto effettuare a modifica del lavoro già praticamente ultimato, purtroppo ad oggi non c'è stata questa possibilità. E pertanto è ancora nei nostri obiettivi quello di realizzare comunque un programma di sensibilizzazione. E a questo riguardo mi riallaccio anche al discorso della vostra incertezza sul discorso dei controlli e monitoraggio. Con l'approvazione di questo piano noi andremo ad individuare altre due aree di proprietà comunale per l'installazione di siti per la trasmissione. Questo significa due ulteriori concessioni e quindi altri due ulteriori canoni di entrate, togliendo
prevalentemente la postazione, che è quella più problematica, che è ubicata su un'abitazione privata, e quindi con questa operazione andremmo a risolvere ben tre problemi. Il primo, che è quello del campo elettromagnetico che viene prodotto da quell'antenna e che è proprio a ridosso delle abitazioni. Il secondo è quello di alleggerire il campo elettromagnetico di Porta Teramo, e il terzo di avere anche quelle risorse economiche necessarie per controllare tutto il resto e attivare anche un piano di sensibilizzazione dei cittadini anche per il corretto utilizzo di questi apparati che utilizziamo tutti i giorni. Un po' sinceramente mi dispiace della vostra astensione, perché al di là di tutto questo piano ha una finalità principale, che è quello di evitare la giungla di oggi, che c'è fino ad oggi, ossia che chiunque abbia interesse economico, evidentemente, ad installare nella nostra città un qualunque ripetitore di un segnale ricompreso tra le frequenze previste nel piano, può farlo presentando unicamente la documentazione che attesta la conformità alla legge degli impianti. Per il resto non abbiamo nessun modo o nessun motivo giuridicamente valido per obiettare o ostare quella domanda. Con il piano tutto questo non accade più, per cui ci sono e ci saranno tutti quegli strumenti per obiettarsi e obiettare la domanda, o fare in modo che qualunque operatore scelga, alla luce di questo piano che tiene conto della salute, dell'impatto dal punto di vista architettonico, storico e artistico della nostra città, ma anche dell'esigenza dei cittadini di avere un segnale abbastanza uniforme su tutto il centro abitato, e quindi di non avere dei concentramenti di onde da una parte anziché dall'altra, e quindi essendo spalmato non causa più i problemi che oggi vengono rilevati su a Porta Teramo. Sul discorso dell'installazione, e chiudo, sul parcheggio del terminal, questo è stato uno dei motivi per i quali siamo arrivati solo oggi a portare il piano in approvazione, perché c'è stato uno studio ad hoc effettuato sulla realizzanda scuola, seppur provvisoria. E oltretutto, richiamato anche dal regolamento stesso, che la scuola rappresenta uno dei siti sensibili, e alla luce di questo, come è stato studiato e potenziato quell'area, la scuola realizzanda, ma anche le scuole del vicino, ma anche le abitazioni del vicino, sono tutte al di fuori del campo elettromagnetico che supera, diciamo, i limiti previsti dalla legge. Per cui tutti gli abitanti o i cittadini o le scuole limitrofe a questa installazione, ma lo stesso vale anche per quella prevista sul palazzo comunale, possono stare tranquilli, perché almeno da progetto, è questo l'impegno che invece dobbiamo avere tutti insieme, noi oggi e i futuri amministratori domani, di effettuare puntuali controlli e verificare se c'è rispetto da parte dei gestori di questi limiti. Per cui, dicevo, mi dispiace, perché non è un'assunzione di responsabilità, ma è semplicemente il fatto di dire che da oggi in avanti non è possibile fare quello che è avvenuto fino a ieri, ma ci sono delle regole precise a tutela di tutti i cittadini. Per cui vi invito ancora a riflettere, perché questo non debba essere il merito di qualcuno, ma debba essere esclusivamente la tutela dei cittadini di Penne. Grazie. Bene, grazie Assessore. Se eventualmente ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto in merito, sì, l'assessore Di Vincenzo, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, buonasera. Volevo rispondere per quanto riguardava il coinvolgimento dei ragazzi, che attraverso la Polab ci saranno anche dei laboratori attraverso le scuole, per sensibilizzare l'uso di questi smartphone,
diciamo, la valenza è il fatto che loro saranno i canali comunicativi che dopo arriveranno anche alle famiglie. Ci saranno dei laboratori che si chiamano per i campi Io ho l'occhio, e sono dei laboratori dove loro faranno indossare degli occhiali e vedranno attraverso questi occhiali le onde elettromagnetiche, così avranno modo di capire in maniera visiva che cosa succede quando si sta vicino a queste fonti che emanano radiazioni. Quindi volevo confermare che insieme al collega Campitelli ci stiamo impegnando anche per diffondere il buon uso di questi dispositivi. Grazie. Grazie Assessore. Se ci sono altri interventi, si prenota il consigliere Savini, prego, ne ha facoltà. Sì, io penso che purtroppo ieri per impegni di lavoro non ho potuto partecipare a quell'importante incontro. Sicuramente devo dire che il lavoro fatto dall'amministrazione è un lavoro positivo, anche perché il tema delle antenne personalmente mi ha sempre interessato. In passato sono più volte intervenuto come diciamo rappresentante politico appena dell'opposizione, ho incontrato più volte il comitato di cittadini. Come ben sapete, il problema delle antenne che si è creato più volte a Porta Teramo è stata sempre una situazione di preoccupazione dei residenti. Io lo stesso ultimamente, anche personalmente, sono stato molto critico, e lo sono tuttora, su quello che è avvenuto quest'anno con l'installazione diciamo così di antenne sul serbatoio del comune. Il tutto è stato giustificato col fatto che non ancora era approvato questo piano di antenne. Insomma, io sono stato molto critico, naturalmente ho incontrato anche residenti del posto facendo presente, anzi ho cercato anche di invitarli per ieri sera, non so se c'erano, ma penso che con questo lavoro si vada a colmare un deficit che c'era nel passato col vecchio regolamento, perché non è che non c'era un regolamento, c'era un regolamento, però nel corso degli anni questo regolamento da chi ha amministrato Penne è stato purtroppo, è anche, diciamo, è stato, non è stato seguito attentamente. Penso che col nuovo lavoro, con il nuovo regolamento, finalmente si stabilisca con precisione dove poter installare antenne. E naturalmente chiedo all'amministrazione affinché si faccia tutto il possibile affinché quelle antenne posizionate sul serbatoio vengano rimosse. Grazie. Grazie consigliere. Sì, prego, assessore, prego. Allora, una delle ultime attività effettuate dalla Polab in favore del nostro comune è stata appunto una verifica ulteriore a seguito di quelle antenne, per le quali ci è stato riferito anche ieri che l'entità delle emissioni è assolutamente irrisorio e trascurabile rispetto agli impianti di telefonia mobile. Comunque sarà l'impegno di questa amministrazione fare in modo che tutti gli apparati debbano essere ubicati nelle aree localizzate appunto dell'impianto, e quindi dobbiamo avere questo come obiettivo e faremo in modo che ciò si verifichi il prima possibile. Sì, grazie Assessore. Se non ci sono altri interventi o dichiarazione di voto, ecco, passiamo alla dichiarazione di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, possiamo passare al voto. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, allora la piano antenne, la delibera viene approvata con 12 voti favorevoli. Passiamo adesso al... No, non c'è. Passiamo al punto 7, gestione riserva regionale naturale Lago di Penne, proroga.
Illustra la delibera l'assessore Campitelli, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Considerato che con la delibera del Consiglio Comunale numero 40 del 2016 l'affidamento della gestione della riserva alla cooperativa Cogest è stata prorogata al 31 dicembre 2017, che a seguito della determina del responsabile della CUC Pennelloreto numero 14 del 20 dicembre, con la quale è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di gestione tecnica, manutenzione e valorizzazione turistica della riserva naturale Lago di Penne, da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 50/2016, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, sono stati approvati il bando di gara e il disciplinare di gara elaborati dal RUP con il supporto del dottor forestale Silvia Di Paolo, incaricata con determina responsabile dell'area tecnica. Vista la delibera del Consiglio Comunale numero 96 del 2017, mediante la quale è stata prorogata alla cooperativa Cogestre l'affidamento in concessione della gestione tecnica del servizio pubblico di manutenzione e valorizzazione turistica dell'area di riserva naturale regionale Lago di Penne fino al 30 di giugno 2018, visto che entro i termini di scadenza fissati dal bando di gara sono pervenute offerte e che pertanto bisogna procedere alla nomina di una commissione giudicatrice, vista la delibera di giunta municipale numero 82/2018, mediante la quale è stato approvato il regolamento per la nomina, composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara per lavori, servizi, forniture e servizi di ingegneria ed architettura e per la determinazione dei compensi dei commissari, per cui i tempi per la conclusione della gara si sono inevitabilmente dilatati, ritenuto necessario non interrompere l'attività di gestione, si propone di deliberare la proroga alla cooperativa Cogestre di Penne l'affidamento in concessione della gestione tecnica del servizio pubblico di manutenzione e valorizzazione turistica della riserva naturale regionale Lago di Penne fino al 30 settembre 2018, periodo strettamente necessario per procedere alla nomina di un commissario per una commissione giudicatrice e per l'aggiudicazione del servizio. Grazie Presidente. Grazie Assessore. Passiamo alla discussione del punto, se ci sono interventi. Non ci sono interventi. Dichiarazione di voto? Sì, Capogruppo Falconetti, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. No, solo per dire che sul punto in questione, in coerenza con le votazioni che abbiamo fatto precedentemente, noi eravamo favorevoli alla proroga, alla prima proroga che ci fu quando noi ci siamo insediati, per appunto stabilire questo bando e quindi permettere la creazione di questo bando e di continuare l'attività. Come appunto ricordato anche negli interventi precedenti, il nostro vincolo, l'unico vincolo che mettemmo a quella votazione fu il fatto che non si andasse di proroga in proroga per un periodo prolungato, scusate il bisticcio di parole. Quindi in coerenza con quanto votato anche precedentemente, noi votiamo contro questa delibera. Grazie. Grazie Capogruppo. Sì, si prenota il consigliere Savini, prego, ne ha facoltà. Vabbè, io soltanto nel dire che voterò a favore, voteremo a favore, voglio soltanto però anche sottolineare un aspetto che sicuramente, non so, io non sono un tecnico, però questa nomina di questa commissione poteva benissimo essere già stata fatta con la predisposizione del bando. Quindi sostanzialmente quindi si perde ulteriormente del tempo a disposizione per diciamo, l'analisi, diciamo, per la scelta poi, la scelta per aggiudicazione, diciamo, della ditta che ha partecipato. Poteva benissimo, secondo me, non voglio fare il tecnico, però poteva essere inserito direttamente con la pubblicazione del bando. Grazie consigliere Savini. Se non ci sono altri interventi, possiamo passare al voto. Voti favorevoli?
Voti favorevoli? Voti contrari? Passiamo all'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Non ci sono astenuti perché siamo... Quindi la punto passa con 11 favorevoli. Bene, abbiamo chiuso anche questa seduta del Consiglio Comunale. Grazie e saluti a tutti. Buona serata.